In questo canale la sigla parla chiaro. Cinema, games, games intesi come videogiochi, arte videoludica come la chiamo io. Allora, queste due forme di intrattenimento casalingo, questi due media, non hanno mai trovato il giusto equilibrio. O meglio, i videogiochi sono riusciti a tingere dal cinema. Guardate le cinematiche dei videogiochi, hanno preso tutto quello che poteva essere la tecnica cinematografica della messa in scena, le inquadrature, modo di narrare, e il videogioco è riuscito a prendere dal cinema. Il cinema però non ce l'ha fatta, non ce la fa a prendere dal videogioco. Hanno provato da sempre a realizzare i film tratti dai franchise dei videogiochi. Mi viene in mente, vi ricordate Super Mario con Bob Hoskin, e hanno fatto una marea, i tre Tomb Raider, l'ultimo tra l'altro non è male, non è male. Hanno fatto U-Ball, cioè quel regista tedesco che ha fatto i film tipo Bloodborne, Blood Rain, oppure In the Name of the King, insomma, un regista abbastanza controverso. Insomma, i film tratti dai videogiochi, dai franchise dei videogiochi, non hanno mai funzionato. Ve ne posso fare ancora un altro elenco. Assassin's Creed, lentissimo. Warcraft non era male, Warcraft non era male. Oh, l'ultimo, Sonic, anche Sonic, perché manca la storia, non funziona. Insomma, l'ultimissimo che è uscito è Mortal Kombat. Abbiamo fatto una puntata su cosa vuol dire Mortal Kombat a livello di videogioco, a livello di franchise. È uscito finalmente il film e questo film di Mortal Kombat ce l'ha fatta rendere giustizia al videogioco? Ce l'ha fatta? Io direi scopriamolo insieme, ma prima sigla. Mortal Kombat. Allora, questo film cercherò di fare una recensione quanto più obiettiva possibile, non da fan del videogioco, perché è quello il problema, cioè, ma semplicemente analizziamo il film per quello che è. Il film che è uscito di Mortal Kombat, ok? Quindi lo analizziamo in tutte le sue fasi, sceneggiatura, regia, messa in scena, post-produzione, cioè vediamo se questo film funziona oppure no, come sempre. Allora, di cosa parla Mortal Kombat? C'è qui l'allarme spoiler, vedete il solito allarme spoiler. Parla di questo Colo Young, hanno usato questo espediente narrativo, questo ragazzo che ha questo tatuaggio del drago, che si trova, che non ha fiducia in se stesso e incontra un personaggio, è un discendente di Scorpion, appunto Scorpion è un personaggio del videogioco, e incontra diversi personaggi che lo portano a scoprire che esiste questo torneo di arti marziali chiamato Mortal Kombat, e in questo torneo si determina il destino dell'umanità. E 9 volte ha vinto il regno occulto, e se vince per 10 volte il regno occulto conquista la terra. Quindi questo Cole Young conosce questi guerrieri della terra e insieme dovranno difendere la terra dallo stregone Shang Tsung, che è a capo di questo regno occulto. E questa è la trama, diciamo, di Mortal Kombat a grandi linee, ok? Quindi c'è tutto l'incontro con i personaggi, una trama molto veloce, molto sbrigativa, perché la vera trama di Mortal Kombat, come dice la parola stessa, sono i combattimenti. Quindi direi subito, vediamo la sceneggiatura. Vi ripeto, è un film che deve correre, viaggiare per arrivare ai combattimenti. La vera sceneggiatura sono i combattimenti, la dinamica dei combattimenti. Quindi, come sempre, faccio esempi pratici. Allora, voi dovete scrivere il film di Mortal Kombat, ok? Se facciamo finta che il film può durare un'ora e mezzo, un'ora sono combattimenti, ok? Situazioni spettacolari. Abbiamo solo 50 minuti per raccontare una trama, 50 minuti per far interagire i personaggi, 50 minuti per conoscere i personaggi. Quindi chiaramente non possiamo fare dialoghi chissà come, che spiegano il background, il passato, le cose. Quindi dobbiamo arrivare alle battutine e addirittura i dialoghi inserirli all'interno dei combattimenti, ok? Quindi abbiamo le battute tipiche degli anni 90, le battute tipiche di questi film. E questa è la sceneggiatura, ok? Ve ne faccio qualcuno per farvi capire quali sono queste battute, ok? Aspetta, me ne volgo di qua. Allora, le battute sono queste, tipo: qualunque cosa fosse, ci dà la caccia. Che cazzo era quel coso? Ehi, mi aspettavo un grazie per averti salvato la vita. Dobbiamo trovare ogni campione prima che sia troppo tardi. Lotta con noi, Kano, e riceverai più soldi di quanti tu possa immaginare. Guarda che me ne immagino un bel po'. Mi prendete per il culo, cazzo. Porca troia. Lui sta con noi? Che belle braccia, amico! Le fanno anche per gli adulti!
eccetera, eccetera. Queste sono le mitiche battute di questi film. Sono battute veloci, alcune volte inserite all'interno del combattimento, quindi stanno combattendo, pa, e esce fuori questa battuta. Cioè, la sceneggiatura, dovete capire, che, ve l'ho detto, il tempo corre. Se gran parte del film è legato ai combattimenti, Mortal Kombat, alla spettacolarità, realmente non c'è proprio tempo di costruire le situazioni. E quindi la sceneggiatura va vista esattamente per quello che è, funzionale al film, e la sceneggiatura di questo film è buona perché ovviamente rispetta questi canoni. Cioè, quando scriviamo una sceneggiatura di questo tipo di film, in questo caso di Mortal Kombat, è più importante scrivere la dinamica del combattimento. Vi posso assicurare che è difficile oggi sbalordire quei combattimenti con le dinamiche, con le coreografie del combattimento. Cioè, quindi una volta che diciamo quello tira un pugno, quell'altro prende il calcio, poi viene girato, cioè inventarsi tutta una coreografia visiva e rendere gran parte di questo film originale dal punto di vista della messa in scena dell'azione, ecco, devo dire che se si sono concentrati su quello e non sui dialoghi chissà come complicati. Ah, tra l'altro ci sono i classici riferimenti pop alla Marvel, questo mi ha fatto impazzire, cioè tipo appunto Kano che dice ogni 3x2 fa queste battute, fa e poi tipo a Raiden, a Dio del Tono, gli fa ehi Gandalf, oppure dice sembrate Harry Potter, cioè questa cosa qui è meravigliosa, il fatto che si tira fuori sempre la cultura pop in questo tipo di film. Avrei preferito però magari qualche personaggio, perlomeno quelli fondamentali, leggermente più, qualche dialoghino per inserirli meglio nel contesto, perché ovviamente io da fan conosco il background dei personaggi, ma lo spettatore medio che guarda il film in sé per sé, tipo entra Goro, quel personaggio con quattro braccia che è una specie di re che si allea a Shang Tsung, appunto a quello stregone del mondo occulto, e entra in scena, combatte, muore con una fatality, tra l'altro tutta budella, tipo uno schifo totale, però diciamo anche lì il tono è bellissimo, questo è stato raccontato, perché ci sono le fatality, ci sono queste scene estreme di violenza, appunto Jax che spiaccica la testa a uno, cioè Goro che quando muore tutti, insomma le classiche scene della Mortal Kombat, ma sono raccontate in maniera diciamo simpatica, un po'. Cioè, se Jessica mi sta facendo dei versi, ma non smetti, guarda che ti faccio entrare nel canale, eh. Guarda, ti faccio come Scorpion, ti prendo e ti tiro in qua. Comunque, la sceneggiatura va bene per questo tipo di film, ok? Non si può pretendere tanto. E è legata alla coreografia, quindi la sceneggiatura è questa. Allora, Scorpion incontra Sub-Zero, bang, bung, allora prende e tira fuori l'arpione, e poi Sub-Zero prende l'arpione, lo ghiaccia e lo infila. Cioè, questa è la sceneggiatura. E quindi per un film così va benissimo. Non si può pretendere una sceneggiatura piena di filosofia. Quindi sceneggiatura, direi, di Mortal Kombat, buona, buona. La regia di questo Simon McCoy. Allora, Simon McCoy è il suo primo lungometraggio, ma non è che è il suo primo prodotto audiovisivo che ha fatto. E viene dalla pubblicità, viene un pubblicitario, un regista pubblicitario, quindi della mia stessa pasta in un certo senso. Quindi ovviamente, come tutti i registi pubblicitari, è bravo, bravissimo a gestire la messa in scena. Una messa in scena cosa vuol dire per questo tipo di film? Qual è la difficoltà? È inserire tutti gli elementi, quindi sfondo digitale, personaggio fatto in computer grafica, in CGI, inquadratura estetica, una narrazione proprio legata all'inquadratura che deve raccontare qualcosa. In un film spettacolare di combattimenti, chiaramente l'estetica visiva è tutto. Quindi lui è il suo primo lungometraggio, il suo primo film, ma viene dagli spot pubblicitari. Ho visto qualche spot pubblicitario che ha fatto questo regista, questo Simon McCoy, bravo, bravissimo, ha fatto lo spot della PlayStation, per esempio, ha fatto lo spot della Samsung, di Netflix, molto molto bravo, e quasi tutti gli spot utilizza computer grafica, effetti speciali, quindi ecco perché era adatto a fare il film di Mortal Kombat. Ovviamente però, essendo un regista pubblicitario, e questo è anche spesso un mio problema, che siamo tanto legati al visivo, all'inquadratura, alla perfezione visiva, all'equilibrio, alla luce, che si trascura molto spesso la recitazione. Cioè, perché un regista che in quel momento lì sta pensando a tutti i parametri della messa in scena e magari l'attore dice ok, te fai così col cazzotto, fai un'espressione un pochino simpatica, fai... Non è che si mette con l'attore a tavolino a raccontare tutto, a dire cerca di esprimere questa cosa, cerca di
Avete capito? È un approccio quindi più estetico, di messa in scena più estetica, che realmente di regista e attore che insieme cercano di trovare l'emozione, no? Anche perché il film non richiede quel tipo di emozione. Quindi direi però che se l'è cavata alla grande, a parte qualche atteggiamento un pochino sopra le righe, c'è Liu Kang che ogni volta che ogni volta che entra in scena Liu Kang mi fa ridere, perché a parte la sceneggiatura, proprio se uno è un secondo indietro quando si parla della sceneggiatura, è povera. Liu Kang esce fuori da questo tramonto, l'incontra subito, perché poi è tutto un film fatto di incontri e di scontri in un certo senso. Quindi Liu Kang arriva, ok, mi porto da Raiden, e mi fa ridere perché ogni volta che, essendo lui una specie di diciamo così, un maestro di arti marziali monaco, ogni volta fa questi atteggiamenti: benvenuti, vi presento Raiden. E fa, si toglie dietro il costume. Allora, Raiden, ok, questi sono i guerrieri che vi ho portato. Ed è tutto così, cioè, ora ho capito che Liu Kang è appunto questo monaco così, Shaolin, però sempre, e di questa è la ridondanza di un regista che gli interessa più i movimenti del monaco, che il monaco insieme si può anche rilassare, insomma. Dobbiamo iniziare l'addestramento prima che i nostri nemici mortali del regno esterno ci trovino. Il grande protettore, Lord Raiden. Mio signore, ho radunato i restanti campioni della terra. Ecco, Kano, bellissimo. Kano è diretto bene, sempre con questa faccia, però anche lì ridondante un po'. Però insomma, la messa in scena buona. La fotografia buonissima, in alcuni momenti complice anche, ecco, budget, 50 milioni di dollari. È un budget non troppo alto, per il tipo di film che è. È infatti gestito bene, 50 milioni di dollari, cioè, gestire effetti speciali abbastanza potenti, tutte di ricostruzione delle ambientazioni. Scenografia è buona, c'è una scena, quella con il combattimento tra Sub-Zero e Scorpion nel gran finale, o anche lo stesso Scorpion all'inizio proprio del film, come comincia Scorpion, la scena in cui appunto, tanto c'è lo spoiler, gli uccidono praticamente i familiari, lui si vendica, quindi c'è tutta questa questo Giappone classico, un po' la Ghost of Tsushima, insomma, molto molto carino. E soprattutto l'ambientazione appunto finale con lo combattimento da Scorpion e Sub-Zero, in cui c'è questa palestra completamente ghiacciata. Quindi complice la scenografia buonissima. E lo scenografo è stato bravissimo, tutte le situazioni sono belle. Anche i costumi funzionano nel film. Diciamo, non c'è l'effetto Power Ranger, non c'è l'effetto costume posticcio, sono costumi fantasy, quindi un attimo a farli diventare ridicoli, macchiette. Quindi sono abbastanza credibili, sì, sono molto coerenti col videogioco, e la fotografia in tutto questo, quindi come vi spiegavo, la fotografia, come viene illuminato il set, come le suggestioni, buona, tranne in un momento che non ha funzionato, che è quando appunto c'è tantissima CGI, tantissima computer grafica, quando viene ricostruito il mondo di Outworld, questo regno occulto in cui c'è questa distesa desertica. Il trono di Shang Tsung è in mezzo al nulla, nell'esterno non è un castello, non è niente, e loro stranamente sono illuminati alla Nomadland, quindi con la luce dell'imbrunire da una parte, quindi gli arriva questa luce del sole, e di qua c'è il verde, c'è tutto il verde. Il verde nella fotografia crea squallore, crea, è un po' horror, è un po', diciamo, è il verde proprio nel cinema, tipo di solito i corridoi delle case di cura sono sempre quel verde, quel verdognolo, ok? Negli horror è tipico il verde, però è molto anni 90 come illuminazione, un po' Gremlins. Quindi vedere di qua il tramonto arancio, così, di qua questo verde che non si sa da dove arriva, perché di qua lo giustifica, è il sole, ma anche il verde perché in esterno il verde di qua? Ed è soltanto per creare appunto che sono personaggi cupi, personaggi cattivi, no? Il mondo di Outworld è un mondo, diciamo, non buono, però l'ho detto lì, in quel caso lì dici, ma perché c'è tutto questo verde da una parte, o almeno me ne accorgo io, ed è un po' troppo estrema come scelta. Poi per il resto va bene, è un'ottima fotografia, e il regista, ho detto, regista, dietro la fotografia, messa in scena, direi buona,
Buona, è un film di Mortal Kombat, un film su combattimenti, i combattimenti sono stati fatti da 10. Va benissimo, anche la presa che gira sempre intorno, detto, coreografie pulite, non sono incasinati, alcune scene molto, cioè, bellissimo quando sempre Scorpion e Sub-Zero, che molto del film si basa su quel loro incontro-scontro, si guardano, Sub-Zero che costruisce la spada, questa lama di ghiaccio, Jax, tra l'altro ecco ora, parliamo anche di post-produzione ora, vi dico anche degli effetti speciali, proprio nello specifico, alcune cose che mi sono particolarmente piaciute. Quindi, messa in scena alla grande, regista, bravo. Post-produzione, il film è stato girato, è pronto, è diventato un file digitale, è pronto a essere appunto gli effetti speciali, il montaggio, la musica, gli effetti sonori, che è una cosa non trascurabile. Allora, la post-produzione di Mortal Kombat è buona, cioè gran parte del budget di questi film va nella post-produzione, ovvero infatti... E nella messa in scena non ci sono, si parla di mondo per esempio, pianeta Terra, ma non c'è un'inquadratura di massa, è tutto concentrato su personaggi e su quelli che sono i loro poteri, ok? Chiaramente superpoteri, super effetti speciali, tra cui personaggi digitali, ce ne sono diversi, Goro, quello che dicevo prima, appunto questo campione con quattro braccia colossale, c'è questa specie di reptile, mi ricorda reptile ma lo chiamano in un'altra maniera nel film, questo rettile invisibile, e poi chiaramente ognuno di questi personaggi ha un potere, tipo Liu Kang ha il potere del fuoco, quindi quando crea il drago col fuoco, Kung Lao, personaggio bellissimo, peccato che muore, c'è lo spoiler, peccato che muore, io l'ho adorato, Kung Lao come è stato raccontato, che ha questo cappello, che è il cappello scudo di Capitan America, vedete, bello, se lo toglie, lo lancia, li torna indietro e ha fatto a lama. Tanto nel film c'è anche la fatality tipica del videogioco in cui lui lo getta per terra, inizia a avere questa lama e poi il cattivone va di turno, va lì e si spezza tutto, uno schifo totale. Beh, comunque Kung Lao bellissimo, fatto benissimo, Kano con il raggio laser dagli occhi, che gli parte dall'occhio, ecco una cosa, quindi computer grafica che è legata agli effetti speciali dei singoli personaggi. Quello fatto meglio, che è anche quello più difficile di solito, è quando si creano delle protesi digitali. Vi spiego perché. Protesi digitali cosa vuol dire? Protesi digitali è per esempio Terminator, la parte del viso, quella fatta a Cyborg, quella appunto ricostruita digitalmente, appunto inserita dopo in post-produzione, oppure due facce del film di Christopher Nolan, tutta la parte bruciata di due facce. Ok, ecco, le protesi digitali. In questo film ci sono delle protesi digitali e sono quelle di Jax. Jax che ha le braccia praticamente... a Cyborg, quindi le braccia di metallo. Abbiamo visto lo scontro iniziale, fatto benissimo, quella scena bellissima con Sub-Zero, che lui gli spara a Sub-Zero, Sub-Zero blocca tutti i proiettili del fucile a pompa e poi gli ghiaccia le braccia, gliele spezza, è Mortal Kombat, è una fatality dall'altro quella lì. Appunto, come si fa a inserire, a fare le protesi digitali? Quindi gli hanno inserito poi le protesi, le braccia digitali. Allora, come si fa? Velocissimo ve lo spiego per farvi capire il lavoro che c'è dietro, ok? Che sono effetti speciali più difficili. Allora, dal fotogramma, è un fotogramma, quindi è un'immagine quella che sto facendo. Nel momento in cui tolgo le mie braccia, non è che poi vedo lo sfondo dietro, non c'è niente dietro, cioè ritaglio le braccia, ma ritaglio anche lo sfondo dietro. Quindi, prima di tutto, bisogna ricostruire tutto quello che c'è dietro, ok? Tutto va ricostruito. Quindi, se c'è una scena, appunto, un personaggio gli viene tolta qualcosa, va ricostruito tutto quello che c'è dietro, lo sfondo. Poi vanno inserite le braccia. Cosa vuol dire inserire le braccia? Che tutto quello che subisce il braccio reale, la luce, per esempio questa luce qui che mi batte dell'allarme spoiler, tutto, nel braccio ricostruito digitalmente bisogna replicare tutto quello che accade a livello di luce. E ovviamente poi questo braccio qua, che è costruito dopo, è come se fosse un fotomontaggio, dovrà riflettere le ombre sul mio corpo. È un lavoro immenso di credibilità per non renderle che sembrano appiccicate. Devono stare lì. Ora vi mando questi fotogrammi di Jax. Guardate queste braccia come sono inserite. Sembrano davvero là. E poi, questo è per quanto riguarda il compositing, cioè ovvero l'inserimento di un elemento digitale, di una protesi digitale, no? E poi c'è tutto il movimento. Quindi, a un certo punto, le stesse braccia di Jax, quando lui le muove, dovranno muoversi come le braccia reali. Cioè... quindi tutte le animazioni delle braccia, tutti i movimenti che fa lui col corpo e con questa protesi digitale devono essere perfettamente integrati. Immaginate che è una cosa inserita dopo nel fotogramma.
Quindi capite, cioè, se voi le vedete attaccate a lui è un effetto speciale buono. E in questo film le protesi di Jax sono buone. Un'altra nota, mi sento di dire proprio, che ho apprezzato tantissimo sono i portali. I portali, abbiamo visto in tutti i film i portali, da Doctor Strange a Harry Potter, il portale è tipico del film. Ecco, in questo film il portale è carino perché è pieno di consistenza. Cioè, c'è per esempio un portale fatto di fuoco quando Scorpion va nel mondo, diciamo così, questo è una sorta di mondo infernale, quindi tutto fatto appunto di fuoco, di fiamme, o quando riesce fuori da questo mondo oscuro. Oppure come entra in scena Shang Tsung, questo portale fatto di questo fumo denso, bello questo fumo denso, sembrava quasi anche che le nuvole si muovessero come se fossero degli artigli, era bellissima l'animazione di questi portali, no? Quindi portali in computer grafica, visivamente molto originali, diciamo così. Quindi anche queste qui sono scelte di solito registiche, legate proprio alla messa in scena, e la computer grafica buona. Quindi montaggio del film in generale è un po', vabbè, classico montaggio da film di combattimenti, quindi bisogna accelerare per rendere il combattimento bello. Gli effetti sonori buoni, effetti sonori dei colpi, di tutto quello, anche che alcuni effetti sonori vengono direttamente dal videogioco, questa è una cosa che ho apprezzato. Quindi direi anche la post-produzione, quindi effetti speciali, montaggio, effetti sonori, missaggio audio, buona. Mortal Kombat è un buon film. Un buon film chiaramente per il tipo di film che è un film, diciamo, agli anni 90, un film di combattimenti, un film in cui c'è il cattivo di turno che vuole conquistare la Terra, un classicone, un canone. Va bene, questo tipo di film si fanno così ed è un buon film. Allora, per chi ama il videogioco è un ottimo film perché ha rispettato il videogioco. Per lo spettatore che non conosce il videogioco è un film di intrattenimento gradevole, ma chiaramente va preso per quello che è, non ci aspettiamo filosofia o trame emozionali. Però è esattamente, Mortal Kombat doveva essere questo prodotto qua. Forse in alcuni punti poteva essere anche più estremizzato, io l'avrei estremizzato di più, perché anche se ci sono le fatality, anche se ci sono gli attimi di violenza, però un pochino più si poteva fare, a quel punto lì tanto c'è il visto censura, si poteva fare un pochino di più per... Jessica, basta queste cose, ora ti faccio venire nel canale, io sono qui che cerco di essere moderato e lei invece fa un sacco di versi, lei, io ho mentre sento il registro, lo dico, spoiler, c'ho lei che alcune volte è qui con me mentre registro e mentre io sono qui moderato, lei fa ma che, vieni qua e dillo che non ti è piaciuto, dillo, ecco, chiaramente questo volevo dire. Se è un film da vedere con la fidanzata direi di no, con la compagna direi di no, con un bambino direi di no, un quasi quarantenne come me che ama il film anni 90 direi di sì, assolutamente sì, e soprattutto è un film, all'inizio ho fatto la premessa dei film ispirati ai videogiochi che non funzionano, questo incredibilmente funziona, quindi direi che posso, secondo me è uno dei migliori film tratti dai videogiochi. Eh sì, uno dei migliori film tratti dai videogiochi. Questo è Mortal Kombat. Quindi, signori, al prossimo videoblog. Vi saluto. Ciao ragazzi! Videoblog. Vi saluto. Ciao ragazzi! Wow, uno dei migliori film tratti dai videogiochi.